Sì. Sì, sì, ragazzi, scusate, è più fuori, dice, perché si sente un vocio, faccio sembrare, anzi. Adesso però vedo questo schermo. Ora possiamo iniziare. Buonasera. Prima di iniziare la seduta di laurea odierna, desidero porgere a tutti i presenti i saluti della magnifica rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, professoressa Antonella Polimeni, e del preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, professor Carlo Della Rocca. Raccomandazioni, per cortesia spegnete i cellulari, cercate di fare silenzio assoluto durante le presentazioni. Sono possibili applausi alla fine di ciascuna presentazione, ma non fischi né urla, mi raccomando. E questo vale anche per la proclamazione finale, solo applausi. Grazie. Questo per rispetto dei ragazzi che discutono la tesi. Un grazie a tutti i presenti, compresi i relatori, ed iniziamo con il primo candidato, Tasciotti Alessandro, relatore, professoressa Carola Severi. Prego, professoressa. Buonasera a tutti, Alessandro, sono stata molto contenta del lavoro che ha fatto, perché l'ha fatto da solo, con grosso impegno, e vi presenterà anche dei dati per noi gastroenterologi abbastanza importanti, perché si è occupato di una patologia non troppo rara, ma sicuramente di difficile diagnosi, che ha un impatto sull'assorbimento dei micronutrienti, come vedete dai risultati che presenta, ed è sinceramente un lavoro che il gruppo di ricerca che collaboro stava pensando di pubblicare, per cui devo ringraziarlo per il lavoro fatto. Grazie, prego, secondo. Buonasera, ringrazio la professoressa Carola Severi per la presentazione, il presidente e la commissione. La gastrite cronica atrofica è un processo infiammatorio cronico della mucosa dello stomaco, clinicamente rilevante quando interessa la mucosa acidosa esercente con una riduzione della componente ghiandolare. Essa può essere di due tipi in base all'eziopatogenesi: autoimmune con un interessamento prevalente del corpo fondo e Helicobacter pylori relata con un interessamento multifocale. Ha una presentazione clinica post-sintomatica, presenta un rischio neoplastico dato dalle lesioni che la caratterizzano e presenta malassorbimento di micronutrienti. Infatti, l'interessamento della mucosa del corpo fondo dello stomaco prevede una distruzione delle cellule parietali gastriche importanti per la produzione di acido cloridrico e fattore intrinseco, necessari per l'assorbimento del ferro e della vitamina B12. La diagnosi di questa patologia viene effettuata tramite esame istologico, eseguendo delle biopsie secondo il Sydney System. Questo è un sistema di valutazione standardizzato delle gastriti che permette la categorizzazione delle lesioni istologiche secondo uno score che va da 0 a 3 in base alla severità della lesione. Da questo sistema inoltre nascono due classificazioni importanti per il rischio di trasformazione neoplastica di questi pazienti.
Infatti, la classificazione Olga e la classificazione Olgim sono delle sedazioni che permettono di valutare la severità dell'atrofia e della metaplasia intestinale. L'azione del nostro studio si basa sul fatto che in letteratura è analizzata solo la sensibilità del Sydney System dal punto di vista del rischio di trasformazione neoplastica nei pazienti con gastrite cronica atrofica. Non è invece mai studiata la potenzialità di questo sistema sull'inquadramento del malassorbimenti in questo tipo di pazienti. Di conseguenza, il nostro obiettivo, l'obiettivo di questo studio, è quello di andare a valutare se nei pazienti con gastrite cronica atrofica esistono correlazioni tra le lesioni di atrofia e metaplasia gastrica, i valori di pH intragastrico e l'assorbimento di micronutrienti. Questo è uno studio osservazionale prospettico condotto su pazienti con diagnosi TGCA del corpo fondo afferente all'ambulatorio di gastroenterologia dell'Umberto I in un periodo che va dal 2020 al 2022. I criteri di inclusione hanno previsto un'età maggiore di 18 anni, un esofago gastroduodenoscopia con biopsie secondo Sydney System e titolazione del pH intragastrico, la presenza di atrofia o metaplasia intestinale del corpo fondo, la presenza di fattori predittivi di GCA come Helicobacter pylori, anticorpi anticellulari paritari gastrici, ipergastrinemia e un prelievo ematico per l'omeostasi del ferro e della vitamina B12. Abbiamo così suddivisi i pazienti secondo una classificazione Olga-Olgim in un gruppo con stadio Olga-Olgim minore di 2 e un gruppo con stadio Olga-Olgim maggiore o uguale di 2. Un'ulteriore suddivisione è stata effettuata in base alla diversa eziopatogenesi. Un gruppo con pazienti con GCA autoimmune e un secondo gruppo con pazienti con una GCA a capirelata. I pazienti dal punto di vista della sideropenia sono stati trattati con terapia marziale orale, i non responder con terapia marziale endovenosa, mentre per il trattamento della vitamina B12 è stato previsto un'iniezione intramuscolo di vitamina B12. Sono stati così arruolati 38 pazienti con GCA del corpo fondo diagnosticata tramite esame istologico secondo il Sydney System. Di questi il 21% di sesso maschile, il 79% di sesso femminile. Presentavano un'età media di 62 anni e una BMI media di 24,6. Per quanto riguarda la distribuzione della GCA, secondo la diversa eziopatogenesi, il 63% dei pazienti presentavano una GCA autoimmune e il 37% una GCA a capirelata. All'analisi del pH intragastrico, confrontati i pazienti dal punto di vista della sedazione Olga-Olgim, abbiamo ottenuto come risultato un aumento significativo del pH nei pazienti dal punto di vista della sedazione Olgim nel gruppo maggiore o uguale di 2. Lo stesso aumento in realtà è stato rilevato anche nei pazienti dal punto di vista della sedazione Olga, anche se il risultato è stato borderline. Dal punto di vista invece della diversa eziopatogenesi, non sono state osservate differenze significative nel pH. Dei pazienti studiati, il 92% presentava carenza di micronutrienti. Di questo, il 77% aveva una carenza mista, il 6% una sideropenia pura e il 17% un'ipovitaminosi B12 pura. Nell'analisi della distribuzione delle carenze, secondo la diversa stadiazione, in realtà non abbiamo osservato delle differenze significative nei diversi gruppi, anche se nei gruppi maggiori quali di 2, ancora una volta, sono state osservate una maggior carenza. Inoltre, all'analisi dell'anemia, è emersa un'anemia prevalentemente normocitica. La distribuzione invece della carenza, secondo la diversa eziopatogenesi, non abbiamo ancora una volta osservato delle differenze significative. Per quanto invece riguarda la terapia, tutti i pazienti sideropenici hanno ottenuto nel 65% dei casi una risoluzione della sideropenia con terapia marziale orale. In particolar modo il ferro incapsulato è risultato avere un'efficacia significativa nella risoluzione della sideropenia con una risoluzione nell'87% dei casi. Dal punto di vista invece dell'ipovitaminosi B12, abbiamo osservato nel gruppo di pazienti di stadiazione Olga maggiore uguale 2 una significativa riduzione dell'intervallo di tempo necessario alla somministrazione per mantenere costante, quindi nel range dei valori di riferimento, i livelli di vitamina B12. La stessa tendenza in realtà è stata mantenuta anche dal punto di vista della sedazione Olgim nel gruppo dei pazienti maggiore o uguale di 2, anche se il risultato non è stato statisticamente significativo. In conclusione, questo studio ha dimostrato come la sedazione Olga e Olgim può essere utilizzata come metodo di screening nell'inquadramento del malassorbimento di micronutrienti nei pazienti con gastrite cronica atrofica. Inoltre, lo studio ha confermato come sono il grado e l'estensione della gastrite a predire l'ipocloridria e quindi la carenza di micronutrienti. Grazie. No, in realtà...
E invece però davanti sì, piano. Buonasera a tutti, scusate per il ritardo. La candidata frequenta da noi ormai da un paio d'anni, ha affrontato un problema che è la medulloblastoma, che è una patologia non frequentissima che colpisce soprattutto i giovani. Nel corso degli anni c'è stata un pochino di evoluzione riguardo al trattamento, quindi tra un trattamento più radicale e un trattamento conservativo. Noi siamo stati sempre un pochino più aggressivi, adesso nel corso degli anni, forse con l'anzianità, cerchiamo di essere un pochino più conservativi e dare una chance, diciamo in prima battuta, a questi pazienti che per lo più sono pazienti giovani, per cui prendiamo in considerazione non più solo il dato statistico della recidiva della malattia, ma anche della qualità della vita, che è un fattore che comunque deve essere sempre preso in considerazione. E soprattutto, secondo me, deve essere preso in considerazione i ragazzi, i pazienti più giovani, che sono quelli più precocemente affetti da questa patologia. Prego, Francesca. Buonasera. Ringrazio il professor Cassoni per la presentazione, il presidente di commissione e la commissione tutta. Il mio lavoro di tesi si è concentrato sullo studio dell'ameloblastoma, una neoplasia rara delle ossa mascellari. Questa neoformazione presenta delle caratteristiche peculiari, è infatti di natura benigna, ma contraddistinta da una spiccata invasività loco-regionale e da un elevato tasso di recidiva. Talvolta può metastatizzare, mantenendo le caratteristiche citologiche di benignità. Raramente può andare incontro ad una vera e propria trasformazione maligna e diventare un carcinoma endoplastico secondario. Si riscontra maggiormente in pazienti giovani e si presenta all'esame obiettivo con una tumefazione non dolente delle ossa mascellari. La classificazione dei tumori della testa e del collo della World Health Organization suddivide l'ameloblastoma in quattro entità clinico-patologiche: convenzionale, periferico, metastatizzante e unicistico. L'ameloblastoma periferico e unicistico, nelle varianti luminale ed anteluminale, vengono descritte in letteratura come entità clinico-patologiche correlate a un tasso di recidiva inferiore e a un comportamento biologico meno aggressivo. Il trattamento è di battuto. L'indicazione è sicuramente chirurgica. Un'opzione è rappresentata dalla chirurgia conservativa. In questo caso, per mezzo di un'ostotomia d'accesso, viene enucleata la neoplasia, preservando l'integrità della cavità ossea che guarirà mediante processi di osteogenesi. La seconda opzione è rappresentata dalla chirurgia resettiva. Questa prevede un'ampia resezione del segmento osseo interessato fino ad arrivare ad una maxillectomia o una mandibolectomia. Il ripristino dell'anatomia avviene mediante il trapianto di tessuto osseo autologo, chiamato recupero, nella maggior parte dei casi proveniente dalla crista iliaca o dalla fibula. In questa slide viene riportato il caso clinico di un paziente di 19 anni sottoposto a chirurgia conservativa. È possibile apprezzare la tumefazione mandibolare prima dell'intervento, quindi l'evocazione, infine il risultato della chirurgia conservativa. L'aritmia facciale, quindi del distretto maxillo facciale, è risultato correttamente. In questa slide invece viene riportato il caso clinico di un paziente di 34 anni sottoposto a chirurgia resettiva e ricostruzione mediante lembo libero di fibula. È possibile apprezzare la tumefazione mandibolare prima dell'intervento e l'interessamento della corticale ossea nella TAC3, il risultato della chirurgia resettiva. Infine il risultato della chirurgia ricostruttiva. Nella TAC3D viene mostrato il lembo libero di fibula modellato in caso mediante placche di titanio per ricreare l'anatomia mandibolare. Il presente studio risulta finalizzato all'individuazione di un intervento più appropriato per il trattamento dell'ameloblastoma. Per tale scopo è stato effettuato uno studio monospettivo retrocentrico su 39 pazienti con diagnosi di ameloblastoma del reparto di chirurgia maxillofacciale del Policlinico Umberto I di Roma. Sono stati raccolti dati sociodemografici, di caratteristiche biologiche dell'ameloblastoma, la presenza in anamnesi di un intervento precedente e la tipologia di intervento eseguito, al fine di individuare un'associazione con la recidività. I pazienti hanno avuto un follow-up di 58
durata media. In 18 era presente l'intervento di natura conservativa, in 21 di natura restrittiva. I criteri di inclusione sono stati: diagnosi di ameloblastoma, aver effettuato almeno un intervento chirurgico di natura conservativa o resettiva effettuato nel nostro centro e una documentazione clinico-radiologica completa. L'unico criterio di esclusione è stata la diagnosi di carcinoma ameloblastico. Mediante il T-test è stato effettuato il confronto fra le medie di età e dimensione dell'ameloplasia tra il gruppo di pazienti in cui non è stata diagnosticata la recidiva e quello in cui è stata diagnosticata la recidiva dell'ameloblastoma. In entrambi i casi, per nessuna variabile esplorata, il test ha individuato una differenza statisticamente significativa tra i due gruppi. Successivamente, mediante il test di Fisher, è stata studiata la frequenza di recidiva per le variabili qualitative, sede anatomica, tipologia di intervento, variante istologica, sesso e precedente intervento in anamnesi. Anche in questo caso il test non ha individuato la differenza statisticamente significativa nella frequenza di recidiva per nessuna variabile esplorata. Il dato più interessante risulta essere l'assenza di una differenza statisticamente significativa nella frequenza recidiva rispetto alla tipologia di intervento eseguito. Questo dato non risulta concorde con quanto riportato in letteratura, dove la recidività dell'ameloblastoma risulta significativamente associata alla tipologia conservativa. Tuttavia, è possibile osservare come il tasso di recidiva dei pazienti sottoposti a intervento conservativo presenti un valore che pari al doppio, ovvero al 50% rispetto al 25% della chirurgia resettiva. I dati ottenuti, seppur non statisticamente significativi, presentano un trend concorde con quanto riportato in letteratura, dove la chirurgia conservativa presenta un tasso di recidiva compreso tra il 75 e il 90% e la chirurgia resettiva tra il 15 e il 25%. È probabile che, essendo la ameloblastoma un'anomalia rara, non sia stata raggiunta la significatività statistica a causa della scarsa numerosità del campione d'esame e che, aumentando il numero dei pazienti della popolazione d'esame, venga raggiunta la significatività. In base ai dati ottenuti alle caratteristiche intrinseche della ameloblastoma, quali l'elevato tasso di recidiva e la spiccata invasività loco-regionale, il presente studio individua nella chirurgia resettiva la migliore opzione per il trattamento dell'ameloblastoma. Tuttavia, per gli ameloblastomi diagnosticati per la prima volta di piccole dimensioni con invasione loco-regionale limitata e per gli ameloblastomi periferico e unicistico nella variante luminale e dentro descritte in letteratura come entità clinico-patologica correlata ad un tasso di recidiva inferiore e a un comportamento biologico meno aggressivo, il presente studio ritiene possibile effettuare un intervento di natura conservativa. Grazie. Grazie. Sì, grazie Presidente, è un piacere presentare Diana. Diana frequenta il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive e si contraddistingue per la tenacia, per la determinazione. Si è inserita nel nostro gruppo di ricerca portando avanti una ricerca impegnativa. E ciò che caratterizza Diana è la sua capacità di affrontare i problemi. Come sapete, nei gruppi di ricerca ci sono dei momenti di difficoltà in cui lo stato d'animo si abbatte e quindi avere delle persone che sono in grado di tirar fuori il meglio, di affrontare le situazioni, è sicuramente produttivo per tutti. Ha condotto questo studio su una specifica terapia antiretrovirale e focalizzato proprio sul vedere qual è il follow-up nella popolazione HIV positiva. Lascio il piacere a Diana di presentare a voi i dati. Buonasera, ringrazio molto la professoressa De Torre per la presentazione, ringrazio il Presidente e la Commissione tutta. Lo studio che mi accingo a presentare riguarda gli effetti del Biktarvy, un regime antiretrovirale a singola compressa, dopo 96 settimane dall'inizio dell'assunzione, in persone che vivono con HIV. Secondo i dati ANAIDS aggiornati al 2020, sono più di 37,7 milioni le persone che oggi convivono con questo virus.
È un numero impressionante, ma dal 1999 è stato riscontrato una riduzione del 19% del numero di nuove diagnosi. Inoltre, dall'inizio della pandemia di HIV sono stati circa 30 milioni i decessi causati da AIDS, sindrome da immunodeficienza acquisita, cui porta inevitabilmente l'infezione se non trattata. Ed è proprio sul trattamento che mi voglio soffermare. In particolare, attualmente sono più di 27 milioni le persone che vivono con questa infezione che hanno accesso alle terapie antiretrovirali, e questo ha portato inevitabilmente a un aumento dell'età media di questi pazienti. Per quanto riguarda la terapia, attualmente la terapia più efficace in uso è la terapia HART, di cui fa parte il regime terapeutico del Biktarvy. Biktarvy contiene tre principi attivi: bictegravir, inibitore di integrasi, entricitabina, inibitore nucleosidico di trascrittasi inversa, e tenofovir, alafenamide fumarato, farmaco del tenofovir, inibitore nucleotidico di trascrittasi inversa. Biktarvy è stato approvato nel 2018 ed è raccomandato con assunzione di una compressa una volta al giorno. L'obiettivo del mio studio è stato quello di valutare l'efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di un regime terapeutico a singola compressa di Biktarvy in pazienti con infezione di HIV che assumevano precedentemente un'altra terapia antiretrovirale. E l'obiettivo secondario è stato quello di valutare gli stessi effetti, ma con un focus specifico sulla popolazione over 55. Per fare questo è stata reclutata la coorte BICTEL, una coorte osservazionale retrospettiva di real life, che include 164 persone che vivono con infezione da HIV, di cui 116 uomini, 48 donne, con un'età mediana di 57 anni e una conta mediana di linfociti di CD4 di 580 cellule per microlitro. Lo studio ha tenuto in considerazione un periodo di tempo che va da gennaio 2020 a novembre 2022, e i valori che sono stati indagati sono stati carica virale, conta linfocitaria, quindi linfociti di CD4, CD8, e il rapporto tra CD4 e CD8, profilo metabolico, quindi peso corporeo, BMI, cioè indice di massa corporea, profilo epatico in termini di ASCVD e ALT, profilo lipidico, colesterolo totale, LDL, HDL, il rapporto tra colesterolo totale e HDL, e infine il profilo renale in termini di creatinina e di GFR. Ho utilizzato il test di Friedman e il test di Wilcoxon e ho in particolare confrontato i valori del baseline con i valori dopo 96 settimane, quindi i valori del baseline con i valori dopo 48 settimane e infine i valori di 48 settimane con quelli di 96 settimane. I risultati emersi dal presente studio mostrano, come si evince dalla tabella, che innanzitutto c'è stato un miglioramento della carica virale. Infatti si è passati da un numero di 7 pazienti al baseline con fadimento virologico ad un numero di 3 pazienti con fadimento virologico alla settimana 96. Inoltre, come si evince invece dai grafici, c'è stato un miglioramento della carica della conta linfocitaria. In particolare i grafici a sinistra mostrano i valori della popolazione generale, rispettivamente in rosa al baseline, in verde alla settimana 48 e in blu alla settimana 96, e quelli di destra mostrano i valori invece nella popolazione over 55. Come si osserva dai grafici in alto, si è riscontrato un aumento statisticamente significativo della conta dei linfociti TCD4. È stato un aumento, infatti, dal baseline alla settimana 48 e dal baseline alla settimana 96, ma non dalla settimana 48 alla settimana 96. Invece, il rapporto tra CD4 e CD8 è aumentato anche in modo progressivo dalla settimana 48 alla settimana 96. Il profilo metabolico è rimasto fondamentalmente invariato, o meglio, si è riscontrato un aumento di peso statisticamente significativo dal baseline alla settimana 48 nella popolazione generale, ma le variazioni del BMI non sono state statisticamente significative. Per quanto riguarda il profilo epatico, non si sono riscontrati cambiamenti significativi né dei valori di ASCVD né dei valori di ALT. Per quanto riguarda il profilo lipidico, si è riscontrato un miglioramento significativo sia riguardo il colesterolo totale e sia riguardo il rapporto tra colesterolo totale e colesterolo HDL. Questo miglioramento si riscontra inizialmente dal baseline alla settimana 48 sia nella popolazione generale sia nel over 55. Infine, per quanto riguarda il profilo renale, si è riscontrato un lieve peggioramento delle funzioni renali, in particolare una riduzione delle GFR e un aumento della creatinina causato dagli effetti del bictegravir, che a livello tubulare inibisce la secrezione di creatinina, quindi porta a un aumento di creatininemia. In particolare abbiamo avuto un aumento dei valori di creatinina dal baseline alla week 96 e dal baseline alla week 48 nella popolazione generale, e una riduzione delle GFR sempre dal baseline alla week 96 e molto significativamente dal baseline alla settimana 48 sempre nella popolazione generale. Dunque, per concludere, alla fine del presente studio di 96 settimane possiamo affermare che il regime terapeutico a singola compressa del Biktarvy è una scelta efficace, sicura e tollerabile per il trattamento dell'infezione da HIV, indipendentemente dal regime terapeutico di provenienza dei pazienti e indipendentemente dalla loro età. Vi ringrazio per l'attenzione.
La ringrazio per la domanda. Non abbiamo affrontato questo argomento nel nostro studio, ma sicuramente sarebbe interessante seguire un approfondimento ulteriore. Sì. Grazie ancora, si può presentare. Prossima candidata, Catone Maria, relatore professor Lorenzo Loffredo. Prego, professore. Buonasera a tutti. Maria in quest'ultimo anno si è inserita molto bene nel nostro gruppo di ricerca e ha contribuito in modo determinante a portare avanti un tema di grande impatto sociale, che è quello dell'effetto delle sigarette a tabacco riscaldato sui bambini. Vedremo dai risultati che ci mostrerà se c'è un effetto dannoso. Buonasera, ringrazio il professor Loffredo per la presentazione, saluto il presidente e la commissione tutta. Come introdotto dal professor Loffredo, oggetto del presente studio è la valutazione degli effetti del fumo passivo da sigaretta a tabacco riscaldato sulla funzione endoteliale e stress ossidativo nei bambini. Le sigarette a tabacco riscaldato sono diventate popolari negli ultimi anni come possibile alternativa alle sigarette tradizionali, in quanto, evitando la combustione e quindi l'emissione di sostanze tossiche da questa derivate, sono considerate meno dannose. Diversi studi hanno tuttavia dimostrato come i prodotti a tabacco riscaldato non siano privi di rischi. Nello specifico, sono stati valutati i loro effetti a breve termine cronici sul sistema cardiovascolare ed è emerso come, sebbene in misura minore rispetto alle sigarette tradizionali, anche le sigarette a tabacco riscaldato determinano un aumento dello stress ossidativo, dell'attivazione piastrinica e della disfunzione endoteliale. Gli effetti dannosi del fumo passivo sono ormai noti da decenni, è infatti dal 1992 che il fumo passivo è classificato tra i cancerogeni umani di classe A. Particolarmente rilevanti sono le conseguenze dell'esposizione al fumo passivo nei bambini, tra cui un marcato aumento del rischio di sviluppare aterosclerosi ed eventi cardiovascolari in età adulta. Da un recente studio condotto dal nostro gruppo di ricerca è emerso che l'esposizione al fumo passivo da sigaretta tradizionale nei bambini è una potenziale fonte di stress ossidativo, disfunzione endoteliale e attivazione piastrinica. Il fumo passivo da sigaretta a tabacco riscaldato non è però stato finora studiato nei bambini e pertanto scopo del presente studio è valutare la relazione tra fumo passivo da sigaretta a tabacco riscaldato, stress ossidativo e funzione endoteliale nei bambini esposti. È stato condotto uno studio trasversale reclutando 60 bambini adolescenti e dividendoli in 3 gruppi. Il primo gruppo, composto da 20 bambini esposti al fumo passivo da sigaretta a tabacco riscaldato. Il secondo, composto da 20 bambini esposti al fumo passivo da sigaretta tradizionale. E il terzo, il gruppo di controllo, con 20 bambini non esposti al fumo passivo. Criteri di inclusione sono stati età compresa tra i 2 e i 18 anni e apparente buona salute, mentre criteri di esclusione obesità o sottopeso gravi, malattie infiammatorie croniche, diabete mellito, malattie cardiopolmonari, nefropatia grave, malattie epatiche, malattie neuromuscolari e o assunzione di vitamine. Lo stress ossidativo e la funzione endoteliale sono stati valutati attraverso il dosaggio dei livelli ematici di soprostani, di peptide derivato solubile NOX2, attraverso la valutazione della biodisponibilità di ossido nitrico e della dilatazione flusso-mediata a livello dell'arteria brachiale. L'esposizione al fumo passivo è stata invece valutata attraverso il dosaggio dei livelli serici di cotinina.
In tabella sono mostrate le caratteristiche cliniche dei tre gruppi. Non sono presenti differenze statisticamente significative tra i tre gruppi relativamente ad età, sesso, peso, altezza, BMI e pressioni sistolica e diastolica. Differenze significative sono invece riscontrabili nei marcatori di stress ossidativo e disfunzione endoteliale. Nello specifico, dai risultati del presente studio, è emerso che i bambini esposti al fumo passivo, sia da sigaretta tradizionale che da sigaretta a tabacco riscaldato, presentavano livelli significativamente più elevati di peptide derivato solubile NOX2, di soprostani e perossido di idrogeno, una ridotta biodisponibilità di ossido nitrico e una diminuzione della dilatazione flussomediata. Non sono emerse differenze statisticamente significative relativamente ai livelli di peptide derivato solubile NOX2, isoprostani, biodisponibilità di ossido nitrico e dilatazione flussomediata tra il gruppo esposto a sigaretta a tabacco riscaldato e il gruppo esposto a sigaretta tradizionale. Come previsto, i bambini esposti al fumo passivo presentavano livelli di cotinina sierica più elevati rispetto al gruppo di controllo. È interessante notare tuttavia come, sebbene le sigarette a tabacco riscaldato contengano quantità di nicotina inferiori rispetto alle sigarette tradizionali, non sono emerse differenze significative nei livelli di cotinina sierica tra i due gruppi. E questo probabilmente a causa del numero maggiore di sigarette a tabacco riscaldato fumate dai genitori rispetto alle sigarette tradizionali, così come mostrato in tabella, probabilmente a causa della minore consapevolezza dei potenziali pericoli. L'analisi bivariata ha mostrato che la dilatazione flussomediata è correlata con il peptide derivato solubile NOX2, con gli isoprostani sierici, con il numero di sigarette fumate e con la cotinina sierica, e che il peptide derivato solubile NOX2 correla con la biodisponibilità di ossido nitrico, con gli isoprostani sierici e con la cotinina sierica. L'analisi della regressione lineare multipla ha invece mostrato che la dilatazione flussomediata e la cotinina sierica sono associate indipendentemente ai livelli di peptide derivato solubile NOX2 e che il peptide derivato solubile NOX2 è l'unica variabile predittiva indipendente associata alla dilatazione flussomediata. In conclusione, il presente studio dimostra che nei bambini esposti al fumo passivo da sigaretta a tabacco riscaldato vi è una maggiore attività dell'enzima NOX2, quindi dello stress ossidativo, con conseguente ridotta biodisponibilità di ossido nitrico e una ridotta dilatazione flussomediata. Lo studio presenta i seguenti limiti. In primo luogo, non abbiamo valutato altre isoforme dell'enzima NADPH ossidasi, come la NOX1 e la NOX4, che potrebbero contribuire a generare lo stress ossidativo e la disfunzione endoteliale. Inoltre, non abbiamo valutato il glicole propilenico, le aldeidi, le nanoparticelle e il particolato rilevati durante l'utilizzo di diversi dispositivi. E infine lo studio è limitato dalla ridotta dimensione del campione. È pertanto auspicabile che in futuro vengano condotti studi con campioni di maggiori dimensioni per stabilire la possibile relazione causale tra fumo passivo da sigaretta a tabacco riscaldato, stress ossidativo e rischio cardiovascolare globale. Grazie a tutti per l'attenzione. Certo, sì, è già in corso uno studio che è mirato proprio a valutare quali sostanze vengono emesse dalle esalazioni dei consumatori di prodotti a tabacco riscaldato e quindi le possibili conseguenze per gli astanti, inclusi i bambini. Grazie. La leucemia linfatica cronica è una delle forme più frequenti di leucemia nei nostri paesi occidentali ed è una forma particolare di leucemia caratterizzata da una profonda immunodepressione. Immunodepressione che condiziona un'elevata morbidità e mortalità per infezioni, ma anche una cattiva risposta alle vaccinazioni in genere. Quello che abbiamo voluto valutare è qual è stato l'impatto della vaccinazione anti-SARS-CoV-2
strutture in una popolazione di pazienti con leucemia linfatica cronica, una popolazione che durante la prima pandemia ha pagato un forte tributo in termini di morbidità e mortalità per Covid. Quindi quello che si è voluto vedere, che il candidato vi mostrerà, è quello che è stato fatto il beneficio della vaccinazione in questi pazienti. Buonasera, ringrazio la professoressa per la presentazione, ringrazio la commissione e il presidente della commissione. La leucemia linfatica cronica è una malattia linfoproliferativa monoclonale dei linfociti B che appaiono morfologicamente maturi ma disfunzionali. Questa patologia è caratterizzata da un decorso clinico per lo più indolente nella maggior parte dei casi, a seconda dei fattori prognostici, delle caratteristiche genetiche della malattia. Può assumere anche un decorso con sopravvivenza media di oltre 10-12 anni dalla diagnosi. È la tipo di leucemia più frequente nei paesi occidentali, rappresenta circa il 25-30% del totale delle leucemie. Presenta un'incidenza che aumenta progressivamente con l'età, fino a un'età media di insorgenza intorno ai 70-72 anni. I pazienti vengono trattati quando rispondono a dei criteri di malattia clinicamente attiva e abbiamo a disposizione tre farmaci, oltre ai farmaci cremoterapici, anche delle terapie innovative con farmaci target, come ibrutinib e venetoclax. Ibrutinib è un inibitore della tirosina chinasi di Proudhon, una proteina che media la segnalazione intracellulare nei linfociti B, mentre venetoclax va a inibire il BCL2, che è una proteina che media la sopravvivenza cellulare nei linfociti B ed è maggiormente espressa nei linfociti mutati. Questi pazienti soffrono di una grave distesa di immunodeficienza, sia del compartimento tumorale che del compartimento cellulare. In particolare tutti gli elementi del sistema immunitario sono interessati da questa immunodeficienza, dai linfociti B, linfociti T, le cellule natural killer, i granulociti neutrofili, i monociti macrofagi e le proteine del complemento. Questo rende questi pazienti altamente vulnerabili alle infezioni, in quanto le infezioni stesse rappresentano la principale causa di exit dei pazienti con leucemia linfatica cronica. Il fattore clinico che maggiormente correla la suscettibilità delle infezioni è l'ipogamma globuliniria. Nel corso della prima pandemia sono stati condotti numerosi lavori per studiare il decorso clinico in termini di incidenza, severità e mortalità della malattia da Covid-19 in questo gruppo di pazienti con leucemia linfatica cronica. Da questi risultati si evince come nel 90% dei casi i pazienti richiedevano cure ospedaliere, l'80% sviluppava una forma severa della malattia Covid-19, e la mortalità in entrambi questi studi è maggiore o uguale al 30%. Nel nostro studio in particolare abbiamo arruolato 112 pazienti con leucemia linfatica cronica, di cui 73 sono stati somministrati due dosi, almeno due dosi del vaccino anti-SARS-CoV-2, Pfizer e Moderna, mentre 39 non hanno subito somministrazione del vaccino. Le caratteristiche biologiche e cliniche di entrambi i corpi sono state per lo più omogenee, con una maggiore percentuale di pazienti vaccinati con ipogamma globuliniemia, e una maggiore percentuale sempre per pazienti vaccinati hanno terapia target al momento della diagnosi del Covid-19. Questo dato è probabilmente dovuto alle caratteristiche genetiche maggiormente sfavorevoli dei pazienti vaccinati che ci ha indotto a iniziare la terapia con farmaci target precedentemente rispetto ai pazienti non vaccinati. In questo grafico notiamo la distribuzione degli eventi Covid-19 nel tempo. In particolare, i pazienti non vaccinati, evidenziati in rosso, hanno contratto un'infezione in un arco di tempo che va da marzo 2020 a circa maggio 2021, periodo in cui in Italia era maggiormente prevalente la variante Alfa. I pazienti vaccinati invece hanno contratto la maggior parte del virus a inizio 2022, quando sono stati con la nuova variante Omicron del virus stesso. Questi risultati dimostrano come il vaccino, nonostante una risposta suboptimale, circa del 50% della coorte vaccinata, comunque un valore coerente con quanto riportato in letteratura, ha protetto i pazienti vaccinati dall'infezione nel corso della variante alfa, ma non è stata altrettanto efficace nei confronti della variante Omicron. Inoltre, 9 pazienti della coorte vaccinata sono andati incontro a un secondo evento Covid-19 durante la pandemia, mentre solamente uno della coorte non vaccinata ha contratto una seconda volta l'infezione successivamente al primo evento. Questo evento è spiegabile prevalentemente con l'esposizione all'infezione del virus completo, ha condotto un'immunità più efficace rispetto a quella condotta dal vaccino stesso. In questa slide notiamo le differenze nel decorso clinico e al trattamento tra le due coorti di pazienti. In particolare, i pazienti vaccinati hanno beneficiato di un decorso clinico generalmente meno severo e più blando, in particolare per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva e le percentuali di decessi di Covid-19. Una minore differenza notabile nell'ospedalizzazione e nelle cure domiciliari.
Il trattamento nel corso della prima pandemia per i pazienti non vaccinati è stato principalmente a base di farmaci steroidei, mentre durante la seconda pandemia i pazienti vaccinati hanno beneficiato di trattamenti innovativi con farmaci antivirali e anticorpi monoclonali. In particolare, i pazienti vaccinati hanno subito nel corso della pandemia Omicron un incremento nell'incidenza di infezione rispetto alla prima pandemia, ma ciò nonostante il decorso clinico è rimasto piuttosto plano. Un'alta percentuale di pazienti che hanno necessitato solamente di cure domiciliari, una bassa percentuale di ospedalizzazione e un tasso di recupero in terapia intensiva intorno al 4%, una percentuale di deceduti intorno sempre al 4%. In questa slide vediamo le differenze in una curva di sopravvivenza in un follow-up a 12 mesi per pazienti vaccinati e non vaccinati, con un beneficio di circa il 15% per i pazienti vaccinati. In conclusione, questo studio ha dimostrato come i pazienti vaccinati, nonostante una risposta suboptimale al vaccino, sono risultati protetti nei confronti dell'infezione portata dalla variante alfa del virus. Rispetto ai pazienti non vaccinati, sono andati incontro una minore incidenza di eventi Covid-19 e una forma di infezione clinicamente molto più lieve. Ciò nonostante, nel corso della pandemia Omicron abbiamo registrato un forte incremento dell'incidenza di infezione tra i pazienti vaccinati, ma questo non è corrisposto a un aumento della gravità dell'infezione stessa, che è rimasta piuttosto clinicamente meno severa. Questi dati a nostra disposizione supportano il beneficio della vaccinazione nei pazienti con leucemia linfatica cronica, a prescindere dalla risposta umorale, che in questo caso è rimasta sottimale come risultato di terapia. Grazie dell'attenzione. Grazie, complimenti per la presentazione. Ci sono domande da parte della Commissione? Prego, professoressa. Allora, la ringrazio della domanda. Diciamo che da questo punto di vista la negatività del virus non l'abbiamo riscontrato, comunque non è stata studiata in questo particolare approccio. Diciamo che siamo concentrati su altri aspetti più in termini del beneficio del vaccino stesso e poi comunque il follow-up in questo caso per alcuni pazienti hanno contratto il virus in tempi relativamente recenti, quindi sicuramente sarebbe necessario un follow-up più lungo per avere dei dati significativi sulla negatività dei pazienti ematologici in seguito all'infezione. Grazie, si può accomodare. Prossima candidata, Buttiglieri Elisabetta, relatore professor Ferdinando Nicoletti. Prego, professore. Benissimo, grazie Presidente. Prego. È un grandissimo onore e piacere presentare Elisabetta, una studentessa molto brava, che ha svolto il progetto di tesi presso l'IRCS Neuromed di Pozzilli, che è convenzionato con l'Università Sapienza. Il nostro presidente conosce molto bene. E la tesi tratta dell'ictus cerebrale, patologia ancora molto difficile da controllare farmacologicamente. Elisabetta ci dà il piacere di trattare un tema molto attuale, cioè neuroinfiammazione nelle malattie neurologiche. Prego, sarà un piacere sentirti. Ringrazio il professor Ferdinando Nicoletti, il presidente e la commissione tutta. Allora sì, come diceva il professor Nicoletti e come indica questa diapositiva, l'ictus cerebrale rappresenta ancora una malattia devastante. E questi dati, in particolare quello che si riferisce all'85% stroke ischemico, indica proprio che in oltre i due terzi dei casi l'ictus ha origine ischemica, quindi causato dall'occlusione di un ramo arterioso cerebrale. E voglio partire brevemente proprio da quello che l'insulto ischemico determina nell'area di tessuto cerebrale interessata. Lo vediamo qui, cioè il costituirsi di tre zone che possono essere individuate attraverso tecniche di neuroimmagini particolari, e cioè una zona centrale detta core, in cui l'ischemia determina la necrosi del tessuto, una zona periferica detta penumbra, quindi una zona perinecrotica
in cui invece non vi è necrosi, ma le cellule, pur avendo perso la loro funzione, sono strutturalmente integre, perciò potenzialmente recuperabili, e poi una terza zona di oligoemia benigna. E mi voglio concentrare soprattutto sulla penombra, proprio perché all'interno della penombra l'insulto ischemico innesca una serie di eventi a cascata, infatti definita cascata ischemica, che una volta in atto si rendono i reali responsabili del danno finale e quindi degli esiti a breve, medio e lungo termine dell'evento ictale. La penombra rappresenta quindi, costituisce il razionale della terapia, sia terapia di riperfusione, che è quella attualmente maggiormente efficace e disponibile, sia terapia sistemica, farmacologica attraverso trombolisi endovenosa con attivatore tissutale del plasminogeno, oppure trombectomia meccanica endoarteriosa, che comunque sono terapie ancora oggi riservate a pochi pazienti. La prima perché i pazienti candidati devono rispondere a criteri di inclusione ben precisi ed è applicabile in una ristretta finestra terapeutica. La seconda, la trombectomia arteriosa, per altri motivi di carattere tecnico-organizzativo, è limitata invece a centri specializzati. Accanto quindi alla terapia di riperfusione, nuove strategie terapeutiche sono invece costituite da una terapia di neuroprotezione cosiddetta, che si basano proprio sulla conoscenza dei meccanismi in atto all'interno, in particolare della penombra, e sui loro mediatori e su una modulazione di questi, proprio per con lo scopo di contenere i meccanismi di danno e quindi limitare l'estensione dello stesso dal core, dal centro, alla periferia, quindi sempre a coinvolgere maggiormente l'area intorno al core. Uno di questi meccanismi di danno è rappresentato dalla neuroinfiammazione, che vediamo qui. L'insulto ischemico sappiamo che provoca una risposta infiammatoria che coinvolge sia l'immunità innata che l'immunità adattativa in due fasi diverse dell'ictus. La prima in una fase precoce, quindi nella fase acuta, la seconda invece caratterizza la fase tardiva. Qui vediamo molti dei mediatori della risposta infiammatoria immunitaria di tipo innato. Per ragioni di tempo non posso descriverli tutti, mi vorrei concentrare sulla attivazione della microglia qui nel parenchima cerebrale. Le cellule microgliali sono l'equivalente dei macrofagi circolanti, condividono anche l'origine embriologica, quindi sono dei macrofagi residenti nel sistema nervoso centrale e come tali le cellule microgliali rappresentano la prima linea di difesa nei confronti di insulti di vario tipo, insulti di carattere infettivo, di carattere tossico. In questo caso la microglia è attivata da prodotti di degradazione cellulare, qui li vediamo i DAMPs, che derivano proprio dalle cellule danneggiate dall'evento ischemico. L'attivazione, la microglia, una volta attivata, può assumere due stati morfofunzionali differenti. Il primo M1 pro-infiammatorio e il secondo invece M2 neurotrofico e protettivo. In senso pro-infiammatorio, lo vediamo, l'attivazione della microglia comporta la produzione di citochine infiammatorie e chemochine che promuovono l'ulteriore migrazione di linfociti circolanti, lo vediamo, i neutrofili, nella sede dell'evento ischemico, che danneggiano ulteriormente il tessuto attraverso la produzione di diverse sostanze, metalloproteasi, radicali liberi dell'ossigeno, perforine, TNF ed altri, e quindi sono poi responsabili, insomma, del danno finale. Alcuni di questi meccanismi sono mediati
da questi recettori, i recettori metabotropici del glutammato, una famiglia a cui appartengono 8 sottotipi divisi in 3 gruppi. Io mi voglio soffermare sul secondo gruppo, che comprende i recettori metabotropici di tipo 2 e di tipo 3. Questi condividono alcuni aspetti, differiscono per altri, sono sicuramente situati a livello neuronale presinaptico e qui modulano negativamente il rilascio del neurotrasmettitore del glutammato. I recettori metabotropici però di tipo 3 sono presenti anche sugli astrociti e qui sono coinvolti nella produzione di fattori neurotrofici, quindi protettivi. La funzione che li vede opposti, diciamo, è proprio quella di indurre un fenotipo pro-infiammatorio nella microglia, i primi, i recettori di MGLU2, mentre un fenotipo antinfiammatorio, quindi protettivo, nuovamente i recettori MGLU3. Lo studio condotto dal gruppo di ricerca presso il quale ho svolto il mio progetto di tesi ha proprio l'obiettivo di indagare il ruolo dei recettori MGLU3 nei confronti del danno cerebrale ischemico e la neuroinfiammazione associata in un modello murino, e lo fa mediante la creazione di topi knockout per il gene che codifica per il recettore e topi wild type in 2 ceppi differenti di topo, CD1 e C57 black. È stata quindi indotta un'ischemia cerebrale focale permanente attraverso mediante elettrocauterizzazione dell'arteria cerebrale media, e sono stati analizzati in un primo momento, quindi su animali vivi, il deficit funzionale, quindi il grado di disabilità indotto dall'ischemia attraverso questo test, il test del pole placement, che fornisce informazioni sulla risposta tattile propriocettiva alla stimolazione dell'arto. E quello che è emerso è proprio che a 4 ore dall'ischemia, infatti il test è stato eseguito prima dell'ischemia a 4 e a 24 ore, e a 4 ore dall'ischemia il grado di disabilità espresso attraverso un punteggio era aumentato proprio nei topi knockout, quindi privi dei recettori MGLU3, rispetto alle controparti wild type. A 24 ore i topi sono stati soppressi, i loro encefali sono stati rimossi e sottoposti a esame istologico e a analisi dell'RNA messaggero, e anche l'analisi morfofunzionale, quindi la quantificazione del volume dell'infarto, ha fornito gli stessi risultati ottenuti dall'analisi comportamentale, cioè che il volume dell'infarto era aumentato nei topi privi di quei recettori, dei recettori MGLU3, rispetto ai topi wild type, che i recettori invece li possedevano. Anche l'espressione delle citochine pro-infiammatorie, in particolare di queste 5 che vedete indicate qui, hanno mostrato come fosse l'espressione di queste citochine aumentata sempre nei topi knockout rispetto ai topi wild type nell'area perinfartuale, che nell'animale corrisponde alla penombra. A riflettere proprio il grado di neuroinfiammazione degli animali appunto privi di recettori rispetto agli animali invece che possedevano i recettori. Questi risultati suggeriscono che l'attivazione endogena dei recettori MGLU3 svolga appunto un'azione neuroprotettiva nei confronti del danno ischemico e della neuroinfiammazione in modelli sperimentali animali, e indicano quindi agonisti selettivi dei recettori MGLU3 e modulatori allosterici positivi quali potenziali candidati a quella terapia di neuroprotezione nell'ictus ischemico cerebrale. E a questo punto volevo segnalare questo nuovo farmaco, che è proprio un agonista selettivo ortosterico del recettore MGLU3, non ancora disponibile, siamo in fase di studi preclinici, attivo per via sistemica, che ha dato buoni risultati, ma questo e altri farmaci di questo tipo in via di sviluppo rappresentano quindi quelle nuove strategie terapeutiche di cui parlavo prima, che possono aiutarci proprio a ridurre l'impatto che l'ictus cerebrale ha ancora sulla popolazione mondiale. Grazie. Grazie. Grazie per la presentazione. Ci sono domande da parte della commissione? Può accomodare, grazie. Prossimo candidato, Costa Valerio, relatore professor Ferdinando Nicoletti. Prego, professore.
Grazie Presidente, anche in questo caso è un gran piacere. Valerio è uno studente molto bravo, grazie per avermi scelto come relatore di tesi, Valerio. Valerio si occupa invece di una patologia rara, atassia spinocerebellare di tipo 1, che i neurologi considerano come patologia del cervelletto, quindi una patologia che interessa il movimento. Però in realtà è una patologia complessa che coinvolge anche funzioni cognitive, apprendimento, memoria. Sarà un piacere ascoltare Valerio e Valerio ci proporrà un nuovo bersaglio di terapia. Grazie mille. Ringrazio il professor Nicoletti per la presentazione e saluto la commissione e il presidente. L'atassia spinocerebellare di tipo 1 è una patologia autosomica dominante che esordisce prevalentemente durante la terza e la quarta decade. È caratterizzata da segni come atassia ingravescente, disartria, movimenti saccadici dismetrici e da perdita delle cellule di Purkinje cerebellari e da disfunzione ipocampale precoce. La causa della malattia risiede nell'espansione di triplette CAG che provoca l'inserimento di sequenze di poliglutammina all'interno della struttura della tassina 1. Allo stato attuale non sono disponibili terapie. La depressione del recettore metabotropico del glutammato di tipo 1 a livello della corteccia cerebellare è alla base dei sintomi motori della SCA1. Nel nostro studio abbiamo valutato il coinvolgimento di questo recettore nella fase cosiddetta presintomatica della malattia, durante la quale è presente solamente la disfunzione ipocampale. Fare ciò, topi wild type con funzione di controlli e topi knock-in eterozigoti per la tassina 1 mutata sono stati sottoposti ai test dell'Open Field e Rotarod per la valutazione delle funzioni motorie. Il test del labirinto acquatico di Morris è stato utilizzato per quantificare il deficit di apprendimento e memoria spaziale e il modulatore allosterico positivo del recettore MGLU1 RO07-11401 è stato somministrato a entrambi i gruppi di topi con lo scopo di valutarne l'effetto sulla disfunzione cognitiva. La performance motoria dei topi con SCA1 di 2 mesi e i loro livelli cerebellari del recettore MGLU1 non hanno mostrato differenze significative rispetto ai controlli, confermando che essi si trovavano nella fase presintomatica della malattia. Dal test del labirinto acquatico di Morris è emerso invece un significativo deficit di memoria e apprendimento spaziale, associato ad una riduzione dei livelli del recettore MGLU1 nell'ippocampo. Abbiamo quindi somministrato sia ai topi con SCA1 che ai topi wild type giornalmente il modulatore allosterico positivo del recettore MGLU1, riscontrando in entrambi i gruppi di topi trattati un significativo miglioramento di apprendimento e richiamo della memoria spaziale. Nell'ippocampo dei topi affetti da SCA1 è presente una riduzione dei recettori CB1, dei livelli dei recettori CB1, e è stato inoltre dimostrato in letteratura che l'attivazione del recettore MGLU1 aumenta i livelli di endocannabinoidi. Ne abbiamo pertanto analizzato i livelli in collaborazione con il professor Maccarrone e i livelli ippocampali, riscontrando un aumento dei livelli di anandamide nell'ippocampo di entrambi i gruppi di topi trattati. Sebbene l'asse glutammato endocannabinoidi non sia ancora stato definito in tutti i suoi aspetti, è possibile che l'attivazione endogena del recettore MGLU1 nell'ippocampo provochi un aumento della sintesi di anandamide negli interneuroni dello stratum oriens dell'ippocampo. La conseguente attivazione del recettore CB1 inibisce il rilascio di GABA presso le sinapsi tra gli interneuroni e i neuroni piramidali, che vengono così disinibiti. In conclusione, i topi presintomatici affetti da SCA1 presentano ridotti livelli ippocampali del recettore MGLU1, associati ad un deficit di memoria e apprendimento spaziale. La somministrazione di un modulatore allosterico positivo del recettore MGLU1 è in grado di migliorare tale disfunzione cognitiva. Inoltre, studi precedenti hanno dimostrato che questo trattamento è efficace anche nei confronti dei sintomi motori della patologia. Queste molecole sono dunque dei potenziali candidati per la terapia della SCA1 in ogni fase della malattia. Vi ringrazio per l'attenzione.
presentazione. Ci sono domande da parte della Commissione? Si può accomodare, grazie. Grazie. Prossima candidata, Rea Valentina. Relatore, tanto per cambiare, il professor Ferdinando Nicoletti. Bene, grandissimo piacere, è arrivato il momento finalmente Valentina, è stato bello lavorare insieme, adesso scherzi a parte, è raro trovare una persona così gentile ed educata come Valentina, quindi veramente complimenti per questo. Valentina ha svolto il suo progetto di tesi anche in questo caso all'IRCCS Neuromed di Consigli, è un progetto del professor Giuseppe Battaglia, dottoressa Luisa Di Menna, che sono in realtà i veri relatori della tesi, ed è un progetto sulla terapia sperimentale della malattia di Parkinson. Sarà un piacere ascoltare quei dati, prego. Buonasera a tutti, ringrazio il prof per la presentazione, saluto il presidente e la commissione tutta. Il mio studio si basa sulla caratterizzazione del recettore metabotropico di TIP5 nell'ambito del morbo di Parkinson. La malattia di Parkinson è caratterizzata da una degenerazione dei neuroni che compongono la parte della sostanza nera. In questi neuroni che degenerano si ritrovano i corpi di Lewy aggregati di alfa-sinucleina. Alla base del meccanismo fisiopatologico della malattia è una distorsione a livello dei gangli della base, in particolare un'attivazione della via indiretta e una ridotta funzionalità della via diretta. Il farmaco gold standard è la levodopa, funziona bene nei primi anni, ma con il progredire della malattia crea situazioni dell'efficacia terapeutica e i movimenti volontari anomali, noti come discidelie. Pertanto possiamo affermare che ci sono dei bisogni insoddisfatti, non abbiamo farmaci in grado di controllare queste discidelie e non abbiamo farmaci in grado di rallentare la progressione di malattia. Siamo alla ricerca costante di nuovi bersagli di terapia. Come nuovo bersaglio vi propongo il recettore metabotropico di tipo 5 del glutammato. È un recettore ampiamente diffuso a livello del nostro encefalo, in particolare a livello dei circuiti dei gangli della base, accoppiato a proteina GP, con attivazione della fosfolipasi C, produce diacetilcerone e citotrifosfato, con attivazione della proteinchina C e mobilizzazione del calcio intracellulare rispettivamente. Ha una farmacologia fiorente, offre numerosi strumenti farmacologici come modulatori allosterici negativi. Tra i modulatori allosterici negativi spiccano molecole come il dipaglurant e il mavoglurant, che sono in sviluppo per il trattamento delle discinesie. Come primo obiettivo del mio studio vorrei dimostrarvi che il trattamento con farmaci di questo tipo può avere un'azione protettiva in un modello animale di parkinsonismo. Per creare questo modello animale di parkinsonismo abbiamo somministrato una tossina parkinsonigena nei topi, nelle scimmie e nell'uomo, in grado di indurre quindi una degenerazione dei neuroni che compongono la parte compatta della sostanza nera. Abbiamo utilizzato in particolare l'MVTP con un dosaggio pari a circa 20 mg chilo per 4 iniezioni a distanza di un paio d'ore l'una dall'altra. Abbiamo valutato che cosa accade nei topi knockout privi del recettore e poi in alternativa abbiamo somministrato un modulatore allosterico negativo, nel caso specifico l'MPEP. Valutiamo che cosa accade a livello delle cellule della sostanza nera, dei neuroni della sostanza nera e delle fibre a livello del tessuto striatale. Abbiamo marcato queste cellule con anticorpi specifici contro la tirosina idrossilasi o contro il trasportatore della dopamina. Ci è parso subito evidente un quadro di tirosi reattiva, la stessa che si verifica nel morbo di Parkinson. Abbiamo visualizzato gli astrociti con una proteina specifica, la proteina fibrillare glialeacida. Vi mostro l'efficacia di questa tossina, crea una riduzione dei neuroni a livello della sostanza nera e un crollo dei terminali a livello del tessuto striatale. In particolare abbiamo valutato come nel trattamento con il modulatore allosterico negativo si è osservata una riduzione del danno, una protezione. La stessa si riscontra negli animali in knockout. Se combiniamo il trattamento degli animali in knockout con il modulatore allosterico negativo, non c'è additività, poiché sappiamo che il modulatore allosterico negativo di Lempert funziona solo in presenza del recettore. Secondo punto del mio studio riguarda la caratterizzazione del recettore metabotropico di tipo 5 nell'ambito
delle discinetie da levodopa. Le discinetie sono movimenti volontari anomali che possono insorgere perché a progredire della malattia progredisce anche il danno neuronale. E la levodopa che noi somministriamo non è più captata esclusivamente da terminali dopaminergici, ma anche da terminali serotoninergici. Si viene a creare una dopamina anomala che viene rilasciata parte di scarica differente. Si crea un grado di plasticità sinaptica maladattativa che coinvolge i neuroni della via diretta, in particolare il recettore D1 della dopamina. Sappiamo che i neuroni della via diretta vi sono anche altri recettori come il recettore M1-5 e il recettore NMDA. Abbiamo voluto comprendere come si comportano i recettori D1 e il recettore M1-5 in presenza di una lesione del sistema nitrico-striatale e in presenza di induzione delle discinetie da levodopa. Abbiamo dimostro i dati riportati dal laboratorio neurometrico che ha posto il programma di tesi. Con un metodo innovativo abbiamo valutato l'idrolisi, l'attività del recettore, quindi l'idrolisi dei polifosfonosidini in vivo. Abbiamo trattato l'animale con il litio, poiché il litio blocca la conversione dell'inositol monofosfato in inositolo libero. Abbiamo attivato il recettore, questa volta con un modulatore allosterico positivo, il VO, e infine abbiamo valutato l'accumulo di inositol monofosfato a livello cellulare, perché questo rifletteva il grado di attività del recettore. Ciò è stato fatto sia in ratti, questa volta abbiamo usato ratti intatti, che in ratti lesionati mediante iniezione stereotassica di 6-idrossidopamina. Vi mostro i risultati sorprendenti con l'attivazione dell'SKF. Con la somministrazione dell'SKF, l'agonista del recettore D1, vi è un aumento dell'idrolisi dei polifosfinosiditi solo nell'animale lesionato. E questo ci è sembrato già stupiti, poiché sappiamo che a livello molecolare il recettore D1 è accoppiato a proteina GS e non a proteina GQ. Con la somministrazione contemporanea dell'SKF, agonista del recettore D1 e il modulatore allosterico positivo, il VO, abbiamo valutato, abbiamo visto un'amplificazione della stimolazione dei polifosfinosidini. Questo ci ha suggerito l'idea di un sinergismo funzionale tra il recettore D1 e il recettore M5 e possiamo dire che la professoressa Perroi, tramite il saggio Brett, ha dimostrato che i due recettori sono anche fisicamente accoppiati, che formano eteromeri e in particolare il recettore D1 segnala usando la stessa via di trasduzione del recettore M5. Tutto questo ha avuto un risvolto sorprendente in quelle che sono le discinetie, come mostrano i dati ottenuti dalla professoressa Cenci. In particolare, i movimenti involontari anomali possono essere attenuati dalla somministrazione del modulatore allosterico negativo, l'NTEP, e l'inibizione da NTEP è strettamente correlata alla via della fosfolipasi C-beta. Come nel grafico sottostante, vi mostro che queste discinesie possono essere provocate dall'SKF agonista del recettore D1 e prevenute dall'NTEP, il modulatore allosterico negativo. Concludendo, possiamo affermare che il blocco farmacologico del recettore M1-5 ha grosse potenzialità di neuroprotezione e questo l'abbiamo visto nei topi knockout, quindi privi del recettore, e in alternativa abbiamo somministrato nei topi trattati con il modulatore allosterico negativo. Usando un modello di denervazione dopaminergica, i due recettori sono coinvolti, D1 ed M1-5 sono coinvolti in un dialogo anatomico e funzionale, formano eteromeri. In particolare si è visto che il recettore D1 segnala usando lo stesso meccanismo di trasduzione del recettore M2-5. Questi dati supportano lo sviluppo degli antagonisti del recettore M2-5 come potenziale bersaglio nel morbo di Parkinson e nelle discinesie indotte da levodopa. In particolare ci apre una nuova prospettiva terapeutica, perché se noi riusciamo ad intervenire farmacologicamente con composti, con molecole in grado di disassemblare questo binomio, possiamo non solo prevenire le discinesie, ma evitare gli effetti avversi che derivano dall'antagonisti dei singoli recettori. Grazie per l'attenzione. Grazie per la presentazione. Ci sono domande da parte della Commissione? Si può accomodare, grazie. Prossima candidata, Villani Francesca, relatore professor Ferdinando Nicoletti. Prego, professore.
Bene, Francesca, puoi eccezionalmente toglierti la mascherina, qui è difficile parlare. È un gran piacere presentare Francesca, anche lei è una studentessa molto brava, che ha svolto il suo progetto di tesi in collaborazione col professor Sergio De Filippis, che è il direttore medico della casa di cura Fonsi Dental di Gezzano, e anche con la dottoressa Marica Alborghetti e con la dottoressa Luana Lionetto nei laboratori del professor Simmaco. Il tema è la depressione, cioè la patologia principe di questo secolo, e abbiamo una grande innovazione nel trattamento della depressione, che è l'esketamina, in particolare per quei pazienti che non rispondono agli antidepressivi tradizionali. Farmaco veramente di grandissima efficacia, che però in scheda tecnica ha un problema, deve essere aggiunto ad altri farmaci antidepressivi che sono presenti, in particolare SSRI ed SNRI, e non si fa riferimento alle interazioni farmacocinetiche. Quindi in questo studio particolare Francesca ci darà delle indicazioni su quale farmaco utilizzare e perché. Grazie per il tuo contributo. Ringrazio il professor Nicoletti, il presidente e tutta la commissione. Non esiste una definizione standard per inquadrare la depressione farmacoresistente, infatti è presente un'estrema eterogeneità nella sua descrizione. Da qualche anno ha ricevuto ampio consenso la definizione di depressione farmacoresistente come di un episodio depressivo maggiore che non ha mostrato un miglioramento clinico significativo dopo almeno due trial consecutivi con antidepressivi di differente classe farmacologica e dal differente meccanismo d'azione, adeguati sia in termini di durata del trattamento che di dosaggio del farmaco. Il disturbo depressivo maggiore è una malattia a eziologia multifattoriale dovuta alla complessa interazione tra fattori genetici, ambientali e psicosociali. La presenza di alterazioni funzionali a carico di neurotrasmettitori monoamminici quali la serotonina, la dopamina, la norepinefrina svolge un ruolo fondamentale nella patogenesi della malattia e costituisce la base razionale per l'utilizzo di antidepressivi che hanno selettività d'azione su queste monoammine. Inoltre è stata dimostrata l'importanza di altri due neurotrasmettitori, il GABA con attività inibitoria e il glutammato con attività eccitatoria. Gli antidepressivi attualmente in commercio comprendono numerose composte appartenenti a diverse classi farmacologiche che tuttavia presentano importanti limitazioni sia in termini di tollerabilità che di efficacia. Infatti, circa un terzo dei pazienti con disturbo depressivo maggiore non risponde al trattamento con questi antidepressivi. Quindi è stata dimostrata l'importanza di esketamina che può risolvere queste limitazioni, provocando degli effetti antidepressivi anche in pazienti con depressione farmacoresistente. Si tratta dell'enantiomero S della chetamina racemica, è un antagonista non selettivo e non competitivo del recettore N-metil di aspartato, che è un recettore ionotropico glutammatergico. Mediante l'inibizione di questo recettore viene mediata l'attività antidepressiva della molecola. Da questa inibizione si attiva una cascata di segnali che porterà all'aumento della sintesi proteica locale, che è alla base dell'incremento del numero delle spine dendritiche e del ripristino della connettività sinaptica a livello del sistema nervoso centrale, che è alterato in corso di disturbo depressivo maggiore. Pravato è il nome del farmaco che contiene come principio attivo l'esketamina cloridrato. Si tratta di uno spray nasale monouso che contiene esketamina in un dosaggio di 28 mg rilasciata in due erogazioni, una per ciascuna narice. Il dosaggio classico è di 28 mg con un dispositivo 56:2 e 84:3. In Italia deve essere somministrata necessariamente in combinazione con un inibitore della ricaptazione della serotonina o un inibitore della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina nel trattamento del paziente con depressione farmacoresistente. È fondamentale sottolineare che il metabolismo di eschetamina avviene principalmente a livello epatico, dove viene N-demetilata a noreschetamina, che è il suo principale metabolita. Gli enzimi che principalmente sono coinvolti in questa N-demetilazione sono enzimi del citocromo P450, nello specifico il 2B6 e il 3A4. È importante considerare che ci sono diversi farmaci che sono induttori o inibitori di questi due enzimi, che se somministrati con spravato alterano il metabolismo di eschetamina e quindi la sua funzione. Nello specifico abbiamo visto due inibitori del citocromo P2B6 perché sono due inibitori della ricaptazione della serotonina che potrebbero essere somministrati con spravato e sono la fluoxetina e la paroxetina. Diversi studi sono stati fatti per dimostrare e confermare l'efficacia e la sicurezza di esketamina
Nello specifico, grazie allo studio Sustain 2, è stata confermata la sicurezza e l'efficacia dell'utilizzo di spravato a lungo termine in associazione a un antidepressivo per via orale. Si tratta di uno studio di fase 3 a lungo termine che è durato un anno e da questo studio è emerso che la maggior parte dei pazienti che hanno assunto spravato in associazione a un antidepressivo per via orale hanno avuto un miglioramento della sintomatologia clinica. Questo è stato avvalorato anche da un miglioramento del punteggio di quello che è il Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, che è un questionario che valuta la gravità del disturbo depressivo maggiore nel paziente. Come ho precedentemente anticipato, in Italia spravato deve necessariamente essere associato a un inibitore della ricaptazione della serotonina o a un inibitore della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina. Date queste premesse, risulta fondamentale studiare eventuali interazioni farmacologiche e valutare come queste possano alterare il metabolismo di eschetamina. Quindi gli obiettivi dello studio sono quello di studiare la farmacocinetica di eschetamina in associazione ai diversi farmaci antidepressivi somministrati in combinazione, studiandone i livelli plasmatici e salivari. Inoltre abbiamo correlato e comparato i livelli plasmatici di eschetamina con quelli salivari con l'obiettivo di valutare il prelievo salivare come metodo di dosaggio adeguato. Sono stati arruolati 11 pazienti adulti, tutti affetti da disturbo depressivo maggiore, tutti con una forma farmacoresistente. A questi pazienti è stata somministrata eschetamina sotto forma di spray nasale al dosaggio di 28, di 56 o di 84 mg in associazione a un altro antidepressivo per via orale, seguendo 11 combinazioni farmacologiche differenti. È stato effettuato un prelievo di sangue e raccolto un campione di saliva prima dell'assunzione, dopo 20 minuti, dopo 7 ore, dopo 24 e prima della successiva assunzione. I valori salivari e plasmatici sono stati valutati in spettrometria di massa. Come riportano i grafici, i pazienti in trattamento con paroxetina che hanno assunto eschetamina mostrano dei livelli plasmatici di eschetamina maggiori rispetto al trattamento con tutti gli altri antidepressivi orali. Questo perché, come ho già anticipato, paroxetina è un importante inibitore del citocromo P2B6, che è il principale enzima responsabile dell'N-demetilazione di eschetamina. Quindi l'inibizione di questo inibitore aumenta sia i livelli plasmatici che salivari di eschetamina. Inoltre, sempre come mostrano i grafici, i livelli salivari di eschetamina sono maggiori rispetto a quelli plasmatici in tutte le associazioni farmacologiche. Confrontando i dati plasmatici con quelli salivari si è visto che inaspettatamente quelli salivari sono sempre maggiori rispetto a quelli plasmatici da 2 a 75 volte. È un dato inatteso e il fatto che il farmaco venga secreto e si accumuli a livello salivare è un evento atipico in farmacologia e potrebbe essere dovuto o all'accumulo del farmaco a livello delle ghiandole salivari o al passaggio del farmaco a livello del cavo orale quando viene somministrato per via nasale. In conclusione, quindi, si può affermare che effettivamente il trattamento farmacologico orale antidepressivo influenza i livelli di eschetamina nel sangue del paziente, soprattutto con l'utilizzo di paroxetina. E inoltre, basandoci sui dati raccolti, si può affermare che il prelievo salivare non è un metodo di dosaggio adeguato per studiare la cinetica farmacocinetica di eschetamina. Quindi occorre prestare massima attenzione alle interazioni con farmaci antidepressivi orali quando si prevede di utilizzare eschetamina nel trattamento del paziente con depressione farmacoresistente. Grazie per l'attenzione. Una domanda da parte della commissione? Si può accomodare, grazie. Grazie. Prossimo candidato, delle Monache Michele. Relatore professor Diego Ribuffo. Prego, professore. La ricostruzione è un insieme di tecniche molto attuali per l'aumento dell'incidenza del carcinoma. Spesso però che ci sono da parte soltanto delle pazienti, ma anche da parte dei medici specialisti, possono essere realistici. Per cui il candidato ha presentato in particolare differenza tra pettorali e retropettorali. Sera, ringrazio il professor Ribuffo, il presidente della commissione
L'argomento della mia tesi è la valutazione degli esiti estetici della ricostruzione mammaria prepettorale e scolare da parte di chirurghi plastici e medici di medicina generale. La ricostruzione mammaria è un campo importante della chirurgia ricostruttiva, infatti si evince dai dati, in Italia delle 55.000 protesi mammarie vendute in ogni anno, il 37% è per finalità ricostruttiva. Nell'ambito della ricostruzione mammaria con dispositivi protesici possiamo identificare due tecniche sostanzialmente sulla base della localizzazione della protesi rispetto al muscolo grande pettorale. In una localizzazione definita prepettorale, la protesi si localizza anteriormente al muscolo, contrariamente nella ricostruzione sottomuscolare, anche detta retropettorale, la protesi si localizza posteriormente. La tecnica sottomuscolare è stata per lungo tempo la più utilizzata, tuttavia negli ultimi anni si sta riscoprendo la ricostruzione prepettorale con esiti migliori rispetto al passato. Queste due tecniche sono state confrontate in letteratura riguardo ad esiti e complicanze, tuttavia trascurando quelli che sono gli aspetti estetici. La valutazione degli esiti estetici può essere effettuata da un punto di vista oggettivo, come mostrato da Bernini, il quale ha valutato il grado di contrattura capsulare, il grado di rippling, di visibilità e palpabilità della protesi. In una valutazione soggettiva, invece, è necessaria l'introduzione di una scala valutativa, come ad esempio la Aesthetic Item Scale di Mies. Questo studio si propone di confrontare gli esiti estetici della ricostruzione mammaria sottomuscolare e prepettorale da un punto di vista statico. Inoltre si propone di confrontare se vi siano differenze tra chirurghi plastici e medici di medicina generale. Sono state quindi selezionate 26 pazienti sottoposte a ricostruzione mammaria con dispositivi protesici presso la Breast Unit del Policlinico Umberto I tra il 2018 e il 2021. Di queste, 12 sono state sottoposte a ricostruzione sottomuscolare e 14 prepettorale. Criteri di inclusione erano la presenza di una valutazione pre- e post-operatoria corredata di una serie di 5 fotografie standardizzate sia nel pre che nel post-operatorio. Queste sono state valutate da un gruppo di 3 medici di medicina generale e da un gruppo di 3 chirurghi plastici, compilando un questionario comprendente i 5 item o aspetti della Aesthetic Item Scale. Questi sono per l'appunto simmetria, volume, forma, cicatrici e complesso della capezzolo, che sono stati valutati mediante una scala Likert a 5 punti, con 1 corrispondente a molto insoddisfatto e 5 corrispondente a molto soddisfatto. È stata inoltre valutata la soddisfazione generale con un punteggio da 1 a 10. Sono state quindi confrontate le valutazioni pre- e post-operatorie, le valutazioni delle due tecniche e le valutazioni di chirurghi plastici e medici di medicina generale. Inoltre è stata valutata la variabilità interosservatore mediante il calcolo del coefficiente di correlazione intraclasse ed è stata anche calcolata la correlazione tra i singoli item e la soddisfazione generale calcolando il coefficiente di correlazione di Spearman. I risultati mostrano che i chirurghi plastici hanno dato mediamente voti maggiori rispetto ai medici di medicina generale. Non sono state invece riscontrate differenze statisticamente significative tra le valutazioni post-operatorie delle due tecniche. Nei grafici possiamo osservare le medie e deviazioni standard per ognuno degli item descritti, in blu per i chirurghi plastici, in rosso per i medici di medicina generale, sia nel pre che nel post-operatorio per entrambe le tecniche. Possiamo osservare un incremento dei punteggi tra il pre e il post-operatorio nelle valutazioni dei chirurghi plastici. Al contrario, nelle valutazioni dei medici di medicina generale si è osservato un decremento dei punteggi tra il pre e il post-operatorio negli item simmetria, complesso orale capezzolo e soddisfazione generale. Per quanto riguarda la concordanza, questa è risultata generalmente elevata, ma maggiore per i medici di medicina generale. E gli item simmetria, volume e forma sono risultati quelli maggiormente correlati con la soddisfazione generale. Quindi, in base a questi risultati, i chirurghi plastici hanno dato appunto voti maggiori rispetto ai medici di medicina generale e questo è in linea con quanto si può osservare in letteratura nei confronti tra medici specialisti e medici non specialisti del settore. E questo potrebbe essere determinato dalle aspettative più realistiche dei chirurghi plastici in quanto questi hanno una maggiore esperienza nell'ambito degli esiti di una chirurgia ricostruttiva. D'altra parte,
abbiamo osservato questo decremento dei punteggi tra pre e post-operatorio nelle valutazioni medici di medicina generale in simmetria, complesso orale capezzolo e soddisfazione generale. Questo potrebbe essere giustificato da un bias nel giudizio dei medici di medicina generale che potrebbero aver valutato gli esiti della chirurgia ricostruttiva alla stregua di una chirurgia estetica non di tipo ricostruttivo. In conclusione, i giudizi dei medici di medicina generale sono risultati più bassi, evidenziando una differenza nei criteri valutativi tra i due gruppi, e la ricostruzione sottomuscolare e prepettorale sono risultate sovrapponibili dal punto di vista degli esiti estetici valutati in modo statico. È bene sottolineare che in una valutazione dinamica, considerando quindi il ridotto tasso di complicanze, l'assenza di animation deformity nella ricostruzione prepettorale, come mostrato nel video in alto, in contrapposizione alla ricostruzione sottomuscolare, che purtroppo però il video ha dei problemi, vi mostrerò a breve, il ridotto tasso di reintervento, la minore durata di ospedalizzazione, il minore dolore post-operatorio e la migliore qualità di vita, possiamo dire che la ricostruzione prepettorale è da considerarsi una valida opzione quando indicata. Riesco. Questo appunto è un esempio di animation deformity in una ricostruzione sottomuscolare molto più marcata rispetto a quello che abbiamo visto prima. Grazie. Grazie, complimenti per la presentazione. Ci sono domande da parte della commissione? Si può accomodare, grazie. Grazie. Prossima candidata, Kibi Shizuka, relatore professor Giuseppe Latorre. Prego, professore. Bene, un piacere presentare Shizuka. Qualcuno di voi l'avrà sentita nominare in questi mesi di pandemia perché ha fatto parte del gruppo dei miei collaboratori che inviava le schede, faceva le telefonate, i positivi e così via. Adesso date un volto finalmente a Shizuka. Presenta una tesi che secondo noi è interessante perché siamo andati a scandagliare quali fossero le conoscenze, le attitudini, i comportamenti nei confronti della vaccinazione contro il Covid in un gruppo a cui generalmente non chiediamo, cioè i giovani, anche i minorenni, e questo sicuramente ha portato dei risultati interessanti, ma non voglio anticipare nulla. Prego, Shizuka. Grazie, professor Latorre, per la presentazione. Saluto il presidente e la commissione di laurea. La vaccinazione anti-SARS-CoV-2 si è rivelata una misura di profilassi estremamente efficace in questa pandemia. E l'obiettivo del nostro studio è stato quello di analizzare le conoscenze, le attitudini e i comportamenti dei giovani italiani nei confronti appunto di questa vaccinazione. E abbiamo effettuato uno studio universale e i partecipanti hanno risposto a un questionario online sul sito scuola.net. Questo è un sito dedicato a studenti di scuola e università e conta più di 6 milioni di utenti unici al mese, e il sondaggio è stato effettuato tra il 1 e il 10 marzo del 2021 e ha contato più di 5.000 partecipanti aventi tra gli 11 e i 30 anni. E dai dati demografici abbiamo visto come ci sia stata una maggiore attenzione da parte del genere femminile rispetto ai maschi, e la fascia di età più rappresentata è stata quella tra i 15 e i 18 anni. E successivamente è stata effettuata su questi dati un'analisi univariata, ponendo come variabile dipendente l'intenzione a vaccinarsi contro il Covid-19. E dai risultati vediamo come ci sia stata una maggiore propensione alla vaccinazione anti-Covid nelle donne rispetto agli uomini, e nella fascia di età tra 15 e 18, e nei ragazzi che avevano il diploma di maturità. Mentre invece chi aveva la laurea o un titolo post-laurea invece aveva manifestato una minore propensione alla vaccinazione. E l'analisi multivariata ha confermato sostanzialmente quelli che sono stati i risultati dell'analisi univariata. Infatti vediamo che le donne hanno manifestato l'intenzione a vaccinarsi del 22% in più rispetto ai maschi. E poi vediamo anche che i minorenni
più del doppio rispetto ai maggiorenni, erano propensi a vaccinarsi, e anche nel sud Italia, nelle isole, è stata manifestata appunto maggiore propensione alla vaccinazione. E un altro dato che ci teniamo a sottolineare è il fatto che l'esperienza con la vaccinazione nel passato, infatti le persone che erano state almeno una volta vaccinate nella vita hanno manifestato una probabilità quasi di 3 volte rispetto a chi non aveva mai ricevuto la vaccinazione, e infatti anche chi ha effettuato la vaccinazione anti-influenzale nel 2020, cioè l'anno precedente alla somministrazione del questionario, era più propenso rispetto a chi non l'aveva fatto. E il dato più importante però forse è il knowledge score, che misura la consapevolezza dei soggetti in materia di Covid, e all'aumentare del knowledge score appunto abbiamo visto che c'era un aumento dell'intenzione a vaccinarsi. E i punti di forza di questo studio sono il fatto che comunque questo è stato il primo studio sull'argomento somministrato effettuato attraverso appunto i minori di 18 anni in Italia. E inoltre il campione era quantitativamente numeroso ed è stato possibile fare il sondaggio gratuitamente grazie a scuola.net, e i partecipanti, essendo avendo partecipato in forma libera, anonima, erano più motivati a dare risposte complete e veritiere, e il risultato è stato che abbiamo trovato una relazione significativa tra i dati demografici, la conoscenza in materia di Covid e l'intenzione a vaccinarsi. E il punto di debolezza però forse sta anche sempre nella modalità di reclutamento, che era su base volontaria, quindi potrebbe non essere rappresentativo della popolazione, però comunque abbiamo precedenti indagini effettuate con scuola.net che hanno riportato dati congruenti. E oggi la copertura vaccinale nella popolazione giovanile è andata anche oltre nel sondaggio, però diciamo, dato l'impatto che ha avuto la pandemia sulla popolazione mondiale, comunque è importante implementare appunto la campagna vaccinale. In questo appunto torna utile questo studio che dimostra come migliorare la consapevolezza in materia di SARS-CoV-2 possa incentivare la vaccinazione in questa popolazione. Grazie. Grazie. Se ci sono domande da parte della Commissione, si può accomodare. Prossimo candidato, Céline Giugno, relatore professor Alessandro Laviano. Prego, professore. Grazie, Presidente. Il candidato si è interessato agli aspetti nutrizionali nella gestione del paziente oncologico e ha quindi effettuato una revisione della letteratura per sottolinearne l'importanza nel rendere le terapie antineoplastiche più efficaci. Prego Ugo, ricordi i tempi a lei. Grazie al professor Laviano per l'introduzione. Saluto il presidente della commissione. Comincerei col dire: il paziente affetto da una neoplasia va spesso incontro a importanti cambiamenti del suo stato nutrizionale, come conseguenza sia da una riduzione nell'assunzione di cibo, sia da alterazioni metaboliche che aumentano il suo dispendio energetico a riposo. A seconda della sede in cui si sviluppa, la neoplasia può ostacolare la deglutizione, difficoltare la digestione o diminuire l'appetito. Il tumore è anche metabolicamente attivo e con lo scopo di aumentare la disponibilità di substrati necessari per sostenere i suoi elevati livelli di tassi di proliferazione, si accettano sostanze che promuovono il catabolismo dei tessuti muscolari e adiposo. Induce nell'ospite uno stato infiammatorio cronico che a sua volta promuove ulteriore catabolismo, resistenza all'insulina e anoressia. Inoltre, effetti collaterali dei trattamenti antineoplastici convenzionali possono contribuire a ostacolare ulteriormente l'assunzione di alimenti o il loro assorbimento. Perdita di peso significativa, riduzione della massa muscolare, aumento del tessuto adiposo viscerale e intramuscolare sono evenienze comuni che, insieme all'infiammazione cronica e all'insulino resistenza, incidono negativamente sulla prognosi. In un'elevata percentuale dei casi, queste alterazioni possono degenerare nella cachessia neoplastica,
una sindrome potenzialmente letale, caratterizzata da complesse alterazioni metaboliche e grave compromissione del performance status. Da tutto ciò, risulta fondamentale eseguire lo screening nutrizionale nel paziente neoplastico per individuare precocemente i soggetti a rischio di malnutrizione e intervenire con la terapia nutrizionale di supporto prima che si instaurino anomalie metaboliche gravi e irreversibili. Accanto a questo importante ruolo della terapia nutrizionale, nell'ultima decade diversi studi hanno messo alla luce la possibilità di effettivamente inibire la crescita tumorale e di potenziare l'efficacia dei trattamenti convenzionali attraverso alterazioni puntuali nella dieta del paziente o tramite l'aderenza a determinati protocolli o stili alimentari. Si è visto, ad esempio, che il digiuno prolungato è in grado di modificare in modo significativo il livello sistemico di metaboliti e di fattori di crescita, privando il tumore di substrati e stimoli alla proliferazione e creando un ambiente contemporaneamente protettivo per le cellule sane e dannoso per le cellule neoplastiche. In particolare, si osserva una riduzione dei livelli di glucosio, di insulina, IGF-1 e leptina, un aumento dei livelli di adiponectina e IGF-BP1, che in modo sinergico inducono nelle cellule neoplastiche un aumento della produzione di radicali liberi e contemporaneamente una diminuzione di potere riducente. L'aumento dei corpi chetonici che si verifica si associa ad un'inibizione delle istone di acetilasi, con il potenziale di rallentare la crescita tumorale e di promuovere la differenziazione attraverso meccanismi epigenetici. Inoltre, nelle cellule sane, la ridotta attività della via di segnalazione di HPT-mTOR porta ad un aumento dell'espressione di enzimi con attività antiossidante e ad un potenziamento del meccanismo dell'autofagia, con conseguenti effetti protettivi e rigenerativi. Il risultato finale è che il tumore diventa più vulnerabile all'azione citotossica della terapia antineoplastica e le cellule sane meno suscettibili agli effetti collaterali, una condizione denominata differenziata risposta allo stress. Sebbene sia stato riportato che il digiuno sia sicuro in pazienti sottoposti a chemioterapia, non tutti i pazienti riescono a prendere tale pratica. Con lo scopo di migliorare la compliance, sono state messe a punto diete MIMA digiuno, regimi alimentari caratterizzati da un ridotto introito calorico giornaliero. Così come il digiuno, cicli di dieta MIMA digiuno hanno potenti effetti antitumorali. Un'altra strategia alimentare che mima lo stato metabolico indotto dal digiuno è la dieta chetogenica, una dieta normocalorica caratterizzata da elevate quantità di lipidi, sufficiente quantità di proteine e basse quantità di carboidrati. Sebbene si associa a evidenti effetti antitumorali, alcuni studi hanno riportato effetti pro-oncogenici e effetti collaterali a lungo termine come steatosi epatica e nefrolitiasi. Anche la restrizione calorica cronica si è dimostrata potenzialmente benefica, ma non sempre altera i livelli di IGF-1 e ha dubbi effetti pro-rigenerativi. Inoltre, c'è molta preoccupazione che possa esacerbare la malnutrizione del paziente neoplastico. Al fine di evitare inconvenienti come il calcolo delle calorie e dei macronutrienti e la pianificazione minuziosa dei pasti, un approccio alternativo può essere quello di limitare il periodo di digiuno o di basso consumo calorico a periodi episodici che non superino le 24 ore, come nel cosiddetto digiuno intermittente. Le pratiche più comuni di digiuno intermittente sono digiuno e alimentazione libera a giorni alterni e la dieta 5x2, ovvero 2 giorni non consecutivi a settimana di digiuno o di introito calorico molto basso. Studi preclinici suggeriscono che tali pratiche siano capaci di rallentare la crescita tumorale, di ridurre l'incidenza di metastasi e di prolungare la sopravvivenza. Il time-restricted feeding è un particolare tipo di digiuno intermittente in cui il periodo di astinenza dal cibo ha una durata tipicamente dalle 12 alle 18 ore. Alcune evidenze suggeriscono che quando sincronizzato con il ritmo circadiano, tale approccio sia in grado di sopprimere la crescita tumorale, di ridurre i livelli di insulina, i marcatori dell'infiammazione e il tessuto adiposo viscerale. Tutto questo in assenza di restrizione calorica o di perdita di peso. In conclusione, nonostante alcune di queste strategie siano molto potenti, non ci sono attualmente raccomandazioni o linee guida al riguardo, dal momento che la maggior parte degli studi sono stati realizzati su modelli animali e i pochi studi clinici disponibili non sono di potenza adeguata
e non sono in grado di fornire evidenze sufficientemente affidabili da poter essere utilizzate nella pratica clinica. Diversi trial clinici sono attualmente in corso e in tempi relativamente brevi potremo avere indicazioni nutrizionali specifiche a scopo. Grazie per l'attenzione. Grazie. Sono domande da parte della commissione? Si può accomodare. Grazie. Prossima candidata, Giorgino Gloria, relatore professor Alessandro Sciarra. Prego, professore. Grazie, ti presento la candidata Gloria Giorgino. Gloria Giorgino ha fatto un lavoro molto lungo nel nostro reparto di immunologia, arrivata a reclutare una popolazione piuttosto importante, subito di poco i 1000 pazienti con patologie prostatiche, divise patologie benigne e maligne, stratificate in base allo stadio di malattia, per analizzare alcuni rapporti di indici collegati all'infiammazione e all'immunità, diciamo, del paziente, che sono stati analizzati varie volte in letteratura, non soltanto nel tumore della prostata, ma anche in altri tumori, ma in popolazioni abbastanza limitate. E ringrazio particolarmente Gloria Giorgino, perché questo poi ha portato a più di una pubblicazione su riviste di un certo livello. Prego di presentare almeno in parte i dati nei tempi. Buonasera, ringrazio il professor Sciarra per la presentazione, il presidente e la commissione tutta. Lo scopo del mio lavoro di tesi è stato quello di andare a valutare il valore prognostico dei rapporti neutrofili linfociti, piastrine linfociti, albumina globuline nei pazienti con carcinoma prostatico. Questi tre rapporti destano particolare interesse in ambito oncologico in quanto sono facilmente rilevabili mediante un prelievo di sangue, e questo campione di sangue venoso periferico può essere poi sottoposto a esame emocromocitometrico e a un'elettroforesi proteica. La maggior parte degli studi presenti in letteratura, però, sono studi che riguardano il carcinoma prostatico nei confronti di questi tre rapporti, ma sono di tipo retrospettivo e pertanto i risultati non si sono potuti tramutare in indicazioni cliniche. A differenza quindi della maggior parte degli studi presenti in letteratura, il nostro è uno studio di tipo prospettico, longitudinale, monocentrico. E la nostra popolazione è stata reclutata nel periodo di riferimento che va da gennaio 2021 ad agosto 2022 e sono stati inclusi nel nostro studio 1019 casi. Questi 1019 casi sono poi stati distinti in un gruppo A costituito dai controlli, ossia dai pazienti con ipertrofia prostatica benigna, 494 casi, e un gruppo B costituito da pazienti invece con carcinoma prostatico, 525 casi. All'interno del gruppo B abbiamo stratificato i pazienti in un gruppo B1, ossia i pazienti con carcinoma prostatico clinicamente significativo, un gruppo B2 con i pazienti con carcinoma prostatico non metastatico e un gruppo B3 costituito da pazienti con carcinoma prostatico metastatico. I valori cutoff della nostra popolazione sono stati determinati in base alla curva ROC utilizzando l'indice di Uden e sono stati fissati a 2,5 per il rapporto MLR, 120 per il rapporto PLR e 1,4 per il rapporto AGR. La determinazione di questi rapporti è stata effettuata al momento della diagnosi e successivamente, grazie a questi cutoff, abbiamo potuto stratificare all'interno di ciascun gruppo della popolazione. Solamente nei casi di carcinoma prostatico non metastatico sottoposti a prostatectomia radicale, il prelievo è stato effettuato anche a 90 giorni dall'intervento chirurgico. In base all'analisi comparativa al momento della diagnosi tra i diversi gruppi, si è visto che i pazienti con carcinoma prostatico avevano una maggiore percentuale di casi con valori di NLR e BLR al di sopra del cutoff, se confrontati con i pazienti con ipertrofia prostatica benigna. Questa differenza invece non era significativa nel caso dell'AGR e semmai risultava inversa, ossia c'era una maggior percentuale di pazienti con alto AGR che avevano ipertrofia prostatica benigna e non una patologia maligna quale il carcinoma. Andando poi a valutare il carcinoma prostatico clinicamente significativo rispetto al carcinoma prostatico metastatico, si è visto che il carcinoma prostatico clinicamente significativo si associava a una maggiore percentuale di casi con alto NLR e alto PLR, ma con basso AGR.
Invece, in caso di carcinoma prostatico metastatico, nella maggior parte dei casi si osservava un'elevazione di tutti e tre i rapporti considerati nel nostro studio. Per quanto riguarda il carcinoma prostatico non metastatico, andando a fare un confronto fra i valori rilevati nella fase di diagnosi iniziale e quelli eseguiti a 90 giorni dopo l'intervento chirurgico, si è visto un aumento dei rapporti di NLR, un aumento, anche se non molto significativo, di quelli di AGR e invece una significativa riduzione di quelli di PLR. Sebbene nel nostro studio, oltre a valutare il carcinoma clinicamente significativo, quello metastatico, abbiamo preso in considerazione anche l'aggressività della malattia e l'ISUP da 3 a 5 e la progressione biochimica, i risultati maggiormente significativi si sono avuti per i primi due, ossia per la diagnosi iniziale di carcinoma prostatico clinicamente significativo e per la malattia metastatica. Per quanto riguarda la diagnosi iniziale di carcinoma prostatico clinicamente significativo, tra i tre rapporti che abbiamo analizzato, quello con la performance migliore è stato il PLR e, come è possibile vedere dalle curve ROC e dalle aree sotto le curve, queste sono state piuttosto simili. Al contrario, in caso di malattia metastatica, oltre al PLR ha avuto una buona performance anche l'NLR e infatti è possibile vedere che le curve ROC e l'AUC del PLR e dell'NLR sono simili e si discostano invece da quella dell'AGR. All'analisi di regressione logistica si è visto che avere un PLR maggiore di 120 si associa in maniera significativa, essendo il p-value inferiore a 0.05, in particolare a 0.40, a un aumentato rischio di avere una diagnosi di carcinoma prostatico clinicamente significativo. Per quanto riguarda la malattia metastatica, invece, questa si associa a un aumento del rapporto NLR al di sopra di 2,5, PLR al di sopra di 120 e invece ha una riduzione dell'AGR, in particolare a valori di sotto al cutoff che avevamo determinato per la nostra popolazione. E quindi avere un NLR al di sopra di 2,5 voleva dire avere un rischio di 3,2 volte maggiore di avere una fase metastatica di malattia. Avere un PLR al di sopra di 120 un rischio di 5,2 volte maggiore e avere un AGR inferiore a 1,4 di 0,5 volte maggiore. In conclusione, pertanto, possiamo affermare che PLR e NLR non mostrano un valore predittivo significativo verso lo sviluppo di una malattia non metastatica, ma invece lo mostrano per quanto riguarda la malattia metastatica. I nostri risultati però suggeriscono una improbabile introduzione di questi rapporti nella pratica clinica a supporto di predittori di rischio di PC convalidati. Grazie. Grazie per la presentazione. Ci sono domande da parte della commissione? Si può accomodare. Bene, le presentazioni sono terminate. Adesso la commissione si riunirà per deliberare. Per cortesia, non alzatevi dai posti e non fate confusione. Grazie. È questione di qualche minuto. I ragazzi possono riprendere le tesi.
le raccomandazioni che vi prego di seguire alla lettera. Facciamo tutti, ci sono lezioni in corso in altre aree. Quindi gli applausi sono consentiti, ma non il primo urlo, il primo fischio, sospendo la seduta. Seconda raccomandazione, non festeggiate fuori di questo edificio, perché ripeto, si sta lavorando, questo è l'edificio di sanità pubblica. Quindi per cortesia fate 10 metri, uscite fuori dalla città universitaria e festeggiate, se è il caso, come volete, ma non festeggiate qui all'interno. Siamo d'accordo? Grazie. E prima di procedere cedo la parola alla dottoressa Cristina Patrizzi, dell'Ordine dei Medici di Roma. Prego, prego. Grazie mille, prof. Sono brevissima. Volevo solo portare a tutti i nuovi prossimi colleghi il saluto dell'Omicidio di Roma. La nostra presenza qui è quella che consente il valore abilitante della vostra laurea che conseguite oggi, ossia entrerete subito nella, diciamo, piazza del vostro lavoro e della vostra professione, salvo che vi iscriviate all'Ordine dei Medici della provincia dove lavorerete. Una sola raccomandazione mi sento di darvi come ordine: conservate questo rigore, questa attitudine al rigore della ricerca e della scienza che questa Accademia vi ha così mirabilmente insegnato nel proseguo della vostra professione, perché il rigore scientifico vi aiuterà per conservare e mantenere quell'autorevolezza che vi aiuterà nell'esercizio della vostra professione con i vostri pazienti, in un'epoca nella quale la comunicazione introduce un bias molto forte. Quindi tenete la barra dritta sulle conoscenze e sulla vera scienza. E andrà a vostri dell'Ordine dei Medici. Prego. Grazie, dottoressa. Allora, io devo complimentarmi con i candidati e anche con i relatori delle tesi, perché le tesi sono state veramente di grande interesse e sono state curate soprattutto anche le immagini. L'aspetto iconografico è molto importante, perché oltre le parole anche le immagini sono molto utili per comprendere il significato scientifico di quello che voi state discutendo. Quindi grazie ai relatori e ai candidati. Oggi ci sono state delle tesi veramente di notevole livello. Quindi procediamo alla proclamazione dei candidati. Rea Valentina, in base ai poteri conferitimi dalla legge, dal nome della magnifica rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, la proclamo dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 104 su 110. Complimenti. In base ai poteri conferitimi dalla legge, nel nome della magnifica rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, la proclamo dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 107 su 110. Complimenti. Alessandro, in base ai poteri conferitimi dalla legge, nel nome della magnifica rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, la proclamo dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 107 su 110. Valerio, in base ai poteri conferitimi dalla legge, dal nome della magnifica rettrice dell'Università La Sapienza, la proclamo dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 108 su 110. Ieri Elisabetta, in base ai poteri conferitimi dalla legge, dal nome della magnifica rettrice dell'Università La Sapienza, la proclamo dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 109 su 110. Campini Piano, in base ai poteri conferitimi dalla legge, dal nome della magnifica rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, la proclamo dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 110 su 110. Complimenti. Milani Francesca, in base ai poteri conferitimi dalla legge, dal nome della magnifica rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, la proclamo dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 110 su 110. Complimenti.
Antonelli Francesca Romano. In base ai poteri conferitimi dalla legge, nel nome della magnifica rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, la proclamo dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 110 su 110. Evini Iugo. In base ai poteri conferitimi dalla legge, dal nome della magnifica rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, la proclamo dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 110 su 110. Giorgino Moria. In base ai poteri conferitimi dalla legge, dal nome della magnifica rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, la proclamo dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 110 su 110. Delle Monache Michele. In base ai poteri conferitimi dalla legge, dal nome della magnifica rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, la proclamo dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 110 su 110 e lode. Gianluca. In base ai poteri conferitimi dalla legge, dal nome della magnifica rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, la proclamo dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 110 su 110 e lode. Maria. In base ai poteri conferitimi dalla legge, nel nome della magnifica rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, la proclamo dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 110 su 110 e lode. Prima di passare al giuramento, che sarà letto dalla dottoressa Catone Maria, consentitemi di ringraziare il dottor Domenico Della Peruta e i nostri borsisti che ci aiutano per queste presentazioni, soprattutto anche per la presentazione online: Davide Beccaria, Gabriele Mazzei, Giorgia Mantini e Alessia Di Nicola. Prego la dottoressa Catone di venire da questa parte per leggere il giuramento. Grazie. Fermo con giuramento per Apollo Medico e per Esculapio, per Igea e per Panacea, e ne siano testimoni tutti gli dèi e le dee, che per quanto me lo consentiranno le mie forze e il mio pensiero, adempirò questo mio giuramento che prometto qui scritto. Considererò come padre colui che mi iniziò e mi fu maestro in quest'arte, e con gratitudine lo assisterò e gli fornirò quanto possa occorrergli per il nutrimento e per le necessità della vita. Considererò come i miei fratelli i suoi figli, e se essi vorranno apprendere quest'arte, insegnerò loro senza compenso e senza obbligazioni scritte, e farò partecipi delle mie lezioni e spiegazioni di tutta intera questa disciplina, tanto i miei figli quanto quelli del mio maestro, e così i discepoli che abbiano giurato di volersi dedicare a questa professione, e nessun altro all'infuori di essi. Prescriverò agli infermi la dieta opportuna che loro convenga, per quanto mi sarà permesso dalle mie cognizioni, e li difenderò da ogni cosa ingiusta e dannosa. Giammai mosso dalle premurose insistenze di alcuno, propinerò medicamenti letali, né commetterò mai cose di questo genere. Per lo stesso motivo, non mai ad alcuna donna suggerirò prescrizioni che possano farla abortire, ma serverò casta e pura da ogni delitto, sia la vita sia la mia arte. Ne opererò i malati di calcoli, lasciando tal compito agli esperti di quell'arte. In qualsiasi caso entrato, baderò soltanto alla salute degli infermi, rifugiando ogni sospetto di ingiustizia e di usata corruzione, e soprattutto dal desiderio di illecite relazioni con donne o con uomini, sia liberi che servi. E tutto quello che durante la cura ed anche all'infuori di essa avrò visto e avrò ascoltato sulla vita comune delle persone e che non dovrà essere divulgato, tacerò come cosa sacra. Che io possa, se avrò con ogni scrupolo osservato questo mio giuramento senza mai trasgredirlo, vivere a lungo e felicemente nella piena stima di tutti e raccogliere copiosi frutti della mia arte. Che se invece lo violerò e sarò quindi spergiuro, possa capitarmi tutto il contrario.
L'ultimo ringraziamento, ma non il meno importante, va alle famiglie che hanno seguito i ragazzi per 6 anni, qualche volta anche qualcosina di più. In bocca al lupo ai ragazzi e speriamo di incontrarci di nuovo nelle scuole di specializzazione. Questo è l'augurio che vi posso fare. La seduta è tolta. Arrivederci.